Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Libia, nuovi raid egiziani contro l'ISIS. Hamas avverte l'Italia. Ucraina, tregua fragile, violato il cessate il fuoco. Varoufakis, cerchiamo una soluzione all'Ecofin, buona per tutti. Nuovi raid compiuti dall'aviazione egiziana contro postazioni roccaforti dell'ISIS a Derna. Decine di jihadisti uccisi. Il presidente egiziano al-Sisi ha chiesto all'ONU un intervento internazionale. Il movimento di Hamas nel frattempo avverte l'Italia. Un intervento in Libia sarebbe una nuova crociata contro i paesi arabi e musulmani. Sono diverse le violazioni del cessate il fuoco in Ucraina che hanno portato al rinvio del previsto ritiro delle armi pesanti con scambi di accuse fra le due parti. Nel frattempo i leader di Germania, Ucraina e Russia si sarebbero accordati per permettere agli osservatori internazionali dell'OSCE di monitorare il rispetto del cessate il fuoco in Ucraina orientale. Cerchiamo un buon accordo per tutti, non solo per i greci, così il ministro greco delle finanze Varoufakis entrando alla riunione dell'Ecofin dopo la nuova rottura di ieri all'Eurogruppo sul programma europeo di sostegno alla Grecia. Sul piatto ci sono le richieste del premier ellenico Tsipras di avere più tempo per arrivare a un nuovo accordo con i partner europei per pensionare definitivamente il memorandum sottoscritto dal precedente governo Samaras con la Troika. Ore drammatiche nello stato della West Virginia, sulla costa est degli Stati Uniti, dove un treno carico di petrolio è deragliato durante una tempesta di neve e ha preso fuoco. Diverse le esplosioni, poi l'enorme incendio ha obbligato le autorità a far evacuare due cittadine. Stato di emergenza per le contee di Kanawha e Fayette. Tempo in miglioramento sul nostro paese, specialmente al centro-nord, salvo nubi e residui, fenomeni in esaurimento al meridione. Tra giovedì e venerdì l'alta pressione avvolgerà tutta la penisola con tempo in prevalenza stabile, soleggiato e temperature sopra le medie stagionali. Dopo il lungo stop invernale ripartono le coppe, regalando subito una grande sfida. Gli ottavi d'andata della Champions aprono i battenti con il PSG che affronta il Chelsea. Turni serrati per l'Europa League che parte dai sedicesimi giovedì, con cinque squadre italiane impegnate: Torino, Roma, Napoli, Inter e Fiorentina.